che abbiamo la possibilità di fare stasera. La mia vita è quella che è stata brevemente ricordata, vi ringrazio, è diciamo, la parte pubblica che mi ha permesso di arrivare oggi ad avere, dopo 15 anni di attività politica, anche 10 anni di Parlamento europeo, quindi un percorso che mi permette oggi di fare quella che non ho difficoltà a definire decisamente la campagna elettorale più bella che mi sia capitato di fare fino ad ora. Sono 4 le campagne elettorali che ho fatto, questa è la 4ª. La prima come per la presidenza della provincia e le altre 2 per il Parlamento europeo. Ma devo dire che fare la 3ª campagna per il Parlamento europeo raccontando il lavoro di 10 anni mi facilita molto. Mi mette nelle condizioni decisamente di non barare, che è una cosa che purtroppo a volte capita di fare in campagna elettorale, no? Perché la raccolta del consenso mette un po' a rischio l'onestà del messaggio. Per raccogliere il consenso a volte si diventa un po' pronti a tutto, no? Soprattutto quando si ha poco da raccontare, per cui bisogna trovare una qualche maniera per convincere le persone. E invece devo dire che 10 anni di Parlamento mi mettono nella condizione di dire che qualcosa è stato fatto e soprattutto che è vero che si può incidere in Parlamento europeo. Non è vero che non si può incidere. E quindi col vostro aiuto, con le domande, con